E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti in questi postumi da food cinese che mi hanno completamente scompigliato. No, scherzi a parte, postumi neanche troppo per Bitcoin, che ha reagito in maniera tutto sommato contenuta, se ci fate caso, non... il giorno era questo. C'è stato un dump localizzato, ma poi si è ripreso subito dopo. E adesso il dibattito è aperto ed è molto interessante su quelli che potrebbero essere gli effetti positivi di questa food cinese, del ban da parte della Cina, apparentemente definitivo per questa volta. Lo vedremo se sarà così oppure no. Però, ripeto, i lati positivi, quali potrebbero essere? Viene da chiedersi, cioè una notizia così è negativa per forza. In realtà fa capire quella che è la reale importanza della DeFi, quindi di tutte quelle piattaforme, come si suol dire, permissionless, che non ti guardano in faccia, non ti dicono no, tu non puoi entrare perché la tua giurisdizione non te lo permette. Loro hanno il loro protocollo on-chain e tu puoi interagire da qualsiasi parte del mondo senza appunto che nessuno ti giudichi e ti dica puoi farlo, non puoi farlo. Questo potrebbe essere un bullish scenario che va a uscire, ecco, va a saltare fuori, cioè si rafforza proprio da queste notizie negative che vedono delle particolari giurisdizioni osteggiare, soprattutto quelle più rigide da un punto di vista normativo, governativo, in generale caratteriale, permettetemi di dirlo, che vanno a osteggiare un sistema come quello delle cripto. Infatti sarà un po' su questo che voglio incentrare la parte di chiacchierata di oggi, su quelli che possono essere gli effetti positivi, ecco, di questo ban e di queste situazioni e soprattutto anche in coda, diciamo, perché ha comunque a che fare con questo topic, come potrebbero reagire di conseguenza gli altri stati. Perché un senatore importante degli Stati Uniti ha detto: guardate, questa è un'opportunità per gli Stati Uniti. E secondo me non solo. Perché noi ne abbiamo già discusso alcune volte, no? Quando in tanti mi chiedete: ma secondo te è possibile che i governi mondiali si coalizzino e bannino Bitcoin tutti insieme? Ecco, la mia risposta è sempre stata: no, non è possibile, ma non perché non è possibile, cioè teoricamente è possibile, però. Nei giochi di potere, no? Nei giochi geopolitici e macroeconomici, ci sono interessi che vanno ben oltre il Bitcoin è scomodo per certe ragioni. E bisogna fare uno step successivo, ovvero dire come mi potrebbe essere comodo invece Bitcoin? Se tanti stati lo dovessero bannare, quegli stati che al contrario lo abbracciano, caspita, potrebbero avere dei vantaggi giganteschi. L'El Salvador in questo scenario è un banco prova pazzesco, perché un paese comunque del terzo mondo, un paese molto arretrato, ha fatto una scelta pionieristica e coraggiosa. Non voglio entrare nel merito di chi lo governa, del modo in cui lo governa, del regime che c'è, perché non è oggetto del dibattito di oggi, ma degli effetti che potrebbe avere per un paese che parte come paese del terzo mondo l'accettazione di Bitcoin. Perché io quello che penso, sinceramente, è che un paese che abbraccia questa nuova tecnologia, nel caso in cui dovesse aver successo e diventare un business importante, cosa che di fatto già è e che a mio parere è un trend destinato a crescere, porta ricchezza al paese. E quindi non ti conviene, a conti fatti, bannare Bitcoin, ti conviene cercare di farlo tuo in qualche modo. E questo, secondo me, è una parte del messaggio contenuto all'interno delle parole del senatore degli Stati Uniti, che andremo ad approfondire tra poco. Non è l'unico topic di cui voglio parlare oggi perché, come al solito, ho una bella sfilza di notizie a partire da nuove alternative a Binance Futures, a partire da analisi on-chain, che l'ultima volta è un po' peccata, oggi ne parliamo, e poi la domanda del giorno che mi avete fatto, penso almeno in 10, non scherzo, tra Instagram, Telegram e i vari canali, io li leggo tutti i vostri messaggi, faccio fatica a rispondere, sappiatelo, ma vi leggo sempre e se vedo una domanda frequente cerco di rispondere in live per dare la risposta poi anche a tutti, visto che probabilmente potrebbe risultare utile.
Il fatto del legame che dicevamo tra poco, no? Tra la China Food e il bullish case per la DeFi ha causato un pump abbastanza importante in tutto il settore DeFi. Non so se ci avete fatto caso, ma in questi giorni Sushi, Uni, Aave, vari, i principali protocolli del settore DeFi hanno avuto dei pump molto importanti. In particolare una nicchia interna al settore DeFi ha avuto il pump più maestoso, possiamo dire, ed è quella nicchia dei prodotti derivati decentralizzati, quindi i DEX di prodotti derivati, vedi Perpetual Protocol e vedi DYDX. Proprio DYDX è la domanda, è al centro della domanda più frequente vostra, ovvero ma che cos'è, come funziona, cosa serve il suo token? Mi avete chiesto addirittura di farci un video, magari ce lo facciamo anche. Io oggi provo a darvi una piccola infarinatura su che cos'è, sul senso del suo token e su quali possono essere le sue prospettive. E lo sposiamo anche con un po' di analisi on-chain, perché su Ethereum c'è una dashboard bellissima che si chiama Token Terminal, che fa vedere un sacco di parametri on-chain, è free totalmente, quindi tra poco vi mostro anche quello. Quindi partiamo subito, direi, perché ci sono un bel po' di cose da dire, da dirci anche, e poi appunto voi a me, nel senso voglio anche tante vostre domande, voglio una vostra partecipazione super super carica. Sta laggando, com'è che lagga, com'è possibile che laghi? Ma provate a fare tipo un refresh, ma cosa lagga l'audio? Provate a fare un refresh al limite della pagina, perché secondo me è Twitch che fa abbastanza shit, come si suol dire. Non lo so, vediamo. Il video lagga, cioè nel senso che va un po' a scatti, intendete? Perché è assurda sta cosa, cioè veramente incredibile, dopo che la velocità dovrebbe essere astronomica, cioè guardate che roba, e l'upload dovrebbe essere 200 mega, il fatto che laghi mi lascia un po', ecco, perplesso, mi perplime, come si suol dire. Beh, noi ci proviamo e vediamo come si può fare, vediamo tra l'altro la risoluzione, lagga, video, no, a me non lagga, non lo so, non so che dire, non so veramente che dire, non lagga niente, forse lagga da mobile, ma non lo so, guardate, io spero soltanto che almeno la differita non sia in lag, perché altrimenti c'è da piangere, c'è veramente da piangere. È colpa della Cina, sicura, c'è la Cina di mezzo anche qua, ha sentito che sto dicendo che è bullish il loro ban e si vuole mettere in mezzo. Noi ci proviamo, ora è ok, colpa di Twitch, vediamo, gombloddo. E allora, comunque, noi procediamo e vi dicevo, fate tante domande, perché se fate le domande siete bravi e siete gasati. Partiamo da una dichiarazione di un analista di Deutsche Bank, una delle banche principali europee, nonché inizialmente detrattori di Bitcoin, se vi ricordate, negli anni, un po' di anni fa, insomma, seminava un po' di zizzania. E adesso parole forti arrivano da Deutsche Bank. Io posso immaginare facilmente Bitcoin come l'oro digitale del XXI secolo. Insomma, non sono proprio parole leggere. E c'è stato un report un po' che spiega, un'analisi carina, tra l'altro, fatta bene, dove viene spiegato ciò che hanno in comune l'oro e Bitcoin, quindi le caratteristiche di scarsità, di appetibilità, perché sono voluti in qualche modo, no? C'è molta domanda nei loro confronti. L'inizio a diventare, essere visto come hedge, come store of value, che anche questo ultimamente è riconosciuto anche ad alti livelli, anche lo stesso Gensler della SEC nell'ultimo discorso ha parlato di Bitcoin usando i termini store of value, quindi veramente parole forti anche in questo caso. E poi le differenze tra Bitcoin e l'oro, e perché soprattutto ovviamente l'oro ha certi limiti, viviamo in un periodo in cui si tende a digitalizzare, a portare online molto, anche sotto il punto di vista del commercio, no? Il commercio è sempre meno offline e sempre più online. E quindi in questo contesto Bitcoin potrebbe assumere proprio il ruolo di un oro digitale, una riserva di valore nativa
per un mondo, un framework del genere. E poi parla un po' di Ethereum e il digital silver, che a me sono frasi che fanno rabbrividire sinceramente, però mi piace di più sinceramente quello che è stato detto su Bitcoin, perché è interessante, ve lo volevo soltanto dire. Poi, visto che abbiamo parlato un po' del topic della Cina, andiamo ad approfondire, no? Io ho letto questa notizia. Seguo questo profilo Twitter, che è un giornalista cinese che dà un po' di insight ogni tanto su ciò che accade, ecco, in Cina, dietro le quinte, riesce a tradurre quello che viene scritto e quindi ci fa un po' capire in inglese quello che accade appunto nel suo paese. E diceva che molte community, no, cinesi di crypto holder sta iniziando a imparare la DeFi, e in particolare MetaMask e DYDX, ed è da lì che poi è un po' originato il pump, no? E molti si sono chiesti: ma com'è possibile? Cioè, se bandiscono un exchange, gli exchange in generale, quindi non si può più comprare e vendere cripto, com'è possibile che un utente possa utilizzare la DeFi? La risposta è: o con le cripto che ha già, cioè immaginatevi un cinese che ha già acquistato cripto in passato, adesso le possiede e insomma magari trova il modo di non venderle, di detenerle lo stesso e non utilizza più gli exchange ma ha già le cripto, altrimenti io penso che ci sarà qualche mercato nero, tra virgolette, perché di fatto poi è un'operazione illegale nel loro paese. Però sapete bene, no? Cioè, anche in Cina, che comunque è un regime che si oppone tantissimo a questi mercati, i mercati neri e all'illegalità, credo che il modo ci sarà lo stesso, in particolare con un qualcosa come Bitcoin che è veramente difficile arginare, no? Ci saranno acquisti peer-to-peer, magari su dark web, con VPN modificate per eludere il governo cinese, che esistono anche quelle, insomma, i metodi ci sono indubbiamente. E si tratta poi del know-how degli utenti, di quanto know-how hanno e quanto sono in grado di utilizzare questi strumenti. Sta di fatto che c'è un grosso interesse appunto ad entrare nella DeFi, e questo ha creato questo trend, perlomeno nel weekend c'è stato, in questi scorsi giorni. Come vi dicevo, alcuni token come Aave meno in realtà, però anche lui, vedete, ieri ha avuto questo pump. Adesso la situazione complessiva non è bellissima, però ieri ha avuto questo pump abbastanza importante del 7% circa, mentre i DEX e i DEX di derivati sono quelli che ne hanno risentito di più. Guardate Uni, ad esempio, papam, candelozza verde. Guardate Sushi, eccolo, papam, candelozza verde, oggi è già un po' ricorretto. E come vi dicevo, Perpetual Protocol, che anche oggi è un po' assorbito, probabilmente c'è molta hype, ma beh, ha fatto un più 53% bottom to top in due giorni, anche di più. E come vi dicevo, DYDX, eccolo, che comunque è ben messo. Tra l'altro mi fa molto ridere, mamma mia se ci penso, il fatto che DYDX recentemente aveva fatto un airdrop, no, a tutti gli utenti, a tutti coloro che l'hanno utilizzato prima del lancio del token, e alcuni di questi airdrop, cioè c'è gente che è arrivata a farsi airdroppare qualcosa come 500.000, se ha usato più address e ha generato volumi importanti. Scusate, ma devo bere acqua perché questa notizia è scioccante e soprattutto se non hanno venduto, questo 500.000 cresce continuamente, è pazzesco, airdroppato. E quindi forse anche da questo voi in tanti mi avete chiesto cos'è, come funziona, eccetera eccetera eccetera. Quindi vediamolo in breve. Allora, si tratta di un DEX di derivati su Layer 2, quindi funziona su Starkware, se non erro, sì, Powered by Starkware, eccolo qua, che è un Layer 2 di Ethereum, per l'appunto, utilizzabile tramite MetaMask. In sostanza è completamente a zero fee e c'è da fare il passaggio da Layer 1 a Layer 2, magari ne parleremo se faremo un tutorial. Adesso non mi sta caricando l'order book, ma forse perché ho Brave con lo scudo attivo e di solito fa tantissime bizze. Funziona come un qualsiasi exchange di futures, cioè Binance Futures, FTX, sono tutti simili a questo. Cioè, di fatto abbiamo, vabbè, adesso non collabora, quindi non riusciremo a vederlo, te pareva, cioè giuro che fino a 10 minuti fa andava alla perfezione, ma oggi ve l'ho detto, ci abbiamo il mondo contro, tra il lag, una cosa e l'altra, è assolutamente tutto contro di noi. Comunque,
non mi fa vedere neanche i mercati. Fantastico, benissimo, ottimo. Facciamo così, proviamo a parlarne tra un quarto d'ora, così non impazziamo. Però adesso vi parlo un attimino del token, a cosa serve e come funziona. C'è una governance, innanzitutto, dove i token holder votano su possibili modifiche al protocollo. Poi è possibile metterlo in staking, tac, vedete, e c'è uno yield di 0,02 di YDX che equivalgono a quant'era? $20 adesso più o meno equivale, qualcosa del genere, al giorno per ogni $1,000 in staking, quindi anche un APY abbastanza interessante. E lo stake in US, no scusa, lo stake non è in USDC. Adesso abbiate pazienza, no sì, è in USDC. Ah, perché tu vai a dare liquidità a loro, è vero, ai loro pool di emergenza, diciamo. E poi ci sono le trading rewards, quindi più si va a operare, a fare trading, e più si ottengono reward in token. Cioè non solo retroattivamente, ma anche adesso. Ci sono dei periodi che vengono chiamati epoche, epochs, e in sostanza, adesso c'era anche da qualche parte la formulona, ve la trovo subito, oppure ci si accedeva anche da qui, dov'è? Ah, secondo me adesso non lo vediamo. C'era rewards da qualche parte, ma io adesso inizio ad aver paura che non lo vediamo mai più. Allora, in ogni caso, adesso ve lo tiro fuori da qua, eccola, questa è la formula. In sostanza, ve lo traduco in italiano, significa che più volume si genera e open interest si genera, diviso il totale generato dagli altri utenti, e in base a quello si ottiene un'allocazione al pool per ogni epoca. Quindi se la prossima epoca, ad esempio, scade tra 21 ore, poi parte la successiva, e nella successiva ci sarà un'ulteriore distribuzione, è tutto lì alla fine. Quindi più volume e più open interest rispetto al totale viene generato da uno specifico address, quell'address avrà diritto a una fetta della reward pool, che in questa epoca era 3.800.000 di YDX. E quindi tradando si viene ricompensati di fatto, e questo ha portato, ha alimentato tantissimo la crescita di DYDX, che se ci fate caso ha registrato un volume, forse per questo che è imploso totalmente, non lo so, ma ha registrato un volume nelle ultime 24 ore, questo non è aggiornato secondo me, perché io prima l'avevo visto molto più alto dal loro dashboard. Aspettate, forse da qui, metrics, vediamo, è stato aggiornato. Ma ha cambiato, mannaggia, io volevo vedere token trading volume, ma non c'è, no, trading volume, vediamo se è stato aggiornato, non è stato aggiornato, ma qua non va ovviamente, secondo me c'è qualche problema alle loro API, no, eccolo che va. Allora, eccoci, daily volume, guardate che roba, 5 miliardi e 300 mila dollari in 24 ore. E questo lo pone dritto dritto, cioè poi qua è carino perché fa vedere anche tutte le metriche sulla la liquidità, quanti trader ci sono, eccetera, eccetera, eccetera. L'open interest sulle varie coppie, ma è carino, molto carino. Se andiamo a vedere il monitor di volumi dei vari exchange, adesso lo vediamo, volume monitor, cioè vedete che si posiziona praticamente appena sotto Bybit, che ha 7 miliardi e 3. E cioè è pazzesco, è il quinto CEX, cioè l'exchange centralizzato per volumi, e appena sotto ce n'è uno decentralizzato. E il trend è enormemente crescente, non so se ci avete fatto caso al fatto che c'è praticamente una parabola. E questo è in parte appunto dato dal merito delle reward col token, vedete, questo è il trend, le reward con il token, e in parte il fatto che è permissionless, a parte gli Stati Uniti, che sono tagliati fuori per ora teoricamente, ma soltanto dall'interfaccia grafica, ecco. Quindi questi sono un po' i driver principali, e Perpetual Protocol sta seguendo a ruota perché è simile, cioè di fatto
è su XDAI come Layer 2 anziché Starkware, ha volumi leggermente più bassi, ma comunque è un ottimo protocollo, ha meno copie scambiabili, perché ce l'abbiamo fatta? Attenzione, perché comunque DYDX, come vedete, ha tanti perpetual, vedete, cioè è veramente veramente valido. E market limit, stop, trailing stop, cioè c'è tutto, gli ordini di alto livello, le commissioni, un'altra delle domande che mi avete fatto, le avevo anche trovate, vediamo, no, non me le fa vedere da qua. Comunque, documentation, erano dello 0,1% erano dello 0,1% per i market taker e dello 0,0 qualcosa per i market maker, niente, non le trovo. Mi sa che dovremmo fare un video un pelo più dettagliato a riguardo, perché adesso mi sto perdendo un po' di cose, mi dispiace ragazzi, troppe informazioni in una volta sola. Comunque vale la pena conoscerlo secondo me, perché c'è anche l'API, insomma è una piattaforma fatta veramente bene, non ho un referral da shillarvi, quindi ve lo sto dicendo solo per farvela conoscere, 5 miliardi di volume, veramente una gran piattaforma. E basta. Questo per ora è quanto. Il token sinceramente a me non ispira, non ho intenzione di detenerlo. Dà degli sconti sulle fee il token, sia i detentori del token che chi fa più di tot volumi, classico modello d'exchange, però è un token che ha uno storico breve, è molto spinto adesso, cioè molto in trend, troppo in trend per i miei gusti, quindi per il momento io lo lascio lì a maturare, lo tengo nella mia watchlist assieme a Perpetual, di cui ne parliamo da tempo, se vi ricordate, sono lì, ci rimangono. Bene, quindi questo è quanto, poi cosa abbiamo di bello da dire? Kronos, ecco, la chain di crypto.com che ultimamente stiamo seguendo, perché credo che la notizia del suo arrivo, tra una ventina di giorni ormai, sia una delle notizie più interessanti di questo periodo, perché di fatto stanno già lavorando, secondo me il giorno che esce c'è già un ecosistema pronto, infatti è molto bullish questa cosa per l'ecosistema crypto.com, ma anche Atom e dintorni, ultimamente si sta muovendo molto lì, comunque è una chain integrata con Atom, con l'IBC e quant'altro. Parleremo anche di Osmosis a tal proposito, che è un'altra delle domande che mi fate più spesso. E il Gravity Bridge è già operativo sulla testnet, quello che collega Kronos a Ethereum. Kronos, vi ricordo, è la chain compatibile con gli smart contract di Ethereum. E stanno facendo un hackathon in questo periodo, che è stata lanciata da poco, dove in sostanza ci sono un po' di premi per chi sviluppa, fa cose per iniziare a far smanettare un po' con questa chain, chiaramente in testnet. Sta andando avanti e vedete il focus è su DeFi, NFT, GameFi, Web3 e Metaversi, sono tutti un po' i trend del momento, infatti sono veramente troppo curioso di vedere cosa caspita salterà fuori. Per quanto riguarda invece, visto che stiamo parlando di crypto.com, mi è venuto in mente, c'è anche il loro exchange di futures, di perpetual, che al momento è ancora operativo, mi risulta, e tra l'altro è ottimo, quindi vi segnalo anche questo come alternativa a Binance Futures, per chi magari è già registrato sull'exchange di crypto.com, è assolutamente valido, con buoni volumi, spread pressoché nullo, il funding ogni ora, quindi con un modello simile a FTX, che a me piace di più di quello ogni 8 ore, e tra l'altro detenendo i CRO ci sono dei belli incentivi per le fee, quindi è assolutamente un'ottima piattaforma anche questa come alternativa. Ormai ve le sto tirando fuori tutte quante, mentre sempre a proposito di alternative a Binance Futures, abbiamo parlato ultimamente di Huobi e vi ho stuzzicato tanto, tant'è che mi avete fatto un sacco di domande anche su quello, e mi avete segnalato voi sempre questo, no, dov'è questa?
che è una novità, una promo su, appunto, per i nuovi utenti futures, dove ci sono 10 USDT e vari coupon che vengono distribuiti in due round tra ieri e il 29 e tra il 3 e il 6 ottobre per chi fa per i nuovi utenti futures, in sostanza, per chi fa i primi trade sull'exchange e non li ha mai fatti prima d'ora. Queste sono le regole, ci sono vari price pool, uno a caso, uno per chi fa volumi di un certo tipo e uno per chi fa semplicemente dei trade ogni giorno durante il periodo. E niente, io ve lo volevo soltanto condividere, oltre al welcome bonus, che è relativamente semplice da ottenere. Sono sempre bonus per iniziare a tradare, per giochicchiarci un po', andando a impegnare meno capitale proprio. E inoltre c'è anche la community italiana, sì, me lo confermate, di Huobi su Telegram, quindi vi lascio il link magari nella descrizione se siete interessati. Poi direi che abbiamo terminato, c'è solo la parte on-chain, analisi on-chain. Ho guardato, vabbè, a parte Token Terminal, che mi piaceva analizzare qua è carino perché c'è anche un paragone tra i vari protocolli per revenue. È uno di quelli che mi piacciono di più, che fa vedere quali protocolli di fatto generano più utile. Una delle cose che mi piace della DeFi è questa, no? Il fatto che si può vedere quanto genera di utile uno specifico protocollo, e questa è analisi fondamentale a tutti gli effetti, è un qualcosa di fantastico, perché sono dati trasparenti, reali, non manipolabili, on-chain, e quindi ne avevamo parlato anche nella chiacchierata con gli amici di Binance, no? Vi ricordate, per chi c'era nella live, parlavamo degli strumenti per fare analisi fondamentale. Caspita, questi sono ottimi strumenti. Beh, ovviamente qui c'è dentro Ethereum, che è un po' un cheater, perché non ci dovrebbe essere, però vedete che si può anche andare a espandere tipo le diverse categorie, tipo exchange, vedete, qua ci fa vedere market cap, TVL, trading volume, quindi volumi nel giorno per giorno, revenue soprattutto, e ci fa anche questi calcoli che non sono un super fan di questi calcoli, cioè il P2S ratio e il P2E ratio, che in sostanza prendono la market cap e la dividono per il revenue del protocollo. Non lo so, visto che la market cap è un dato che contiene molta speculazione, cioè la market cap del loro token di fatto, non sono un fan di questi due parametri, ve lo dico sinceramente, però sicuramente la revenue, se poi si va a fare delle analisi sulla market cap e sul token a parte, perché lì dipende dalle tokenomics, da quanto è diluito, dal modello di emissione, non solo dalla market cap, è troppo semplicistico, però il revenue è indubbiamente un dato in più che è d'obbligo valutare, no? Cioè tu sai quanto utile sta generando quella specifica piattaforma. Sul lending anche qui ci sono tantissime metriche, cioè quanto volume di prestiti effettivamente girano, cioè quanto è utilizzata la piattaforma, anche in questo caso il revenue, e ci fa capire chi è che ha in pratica la grossa fetta del mercato. Aave Compound sul lending non ci stupisce affatto. E anche per le varie chain. Anche questo è molto interessante, ma sempre da contestualizzare, perché ovviamente bisogna andare a valutare volumi di transazioni, revenue e quant'altro sul modello che hanno, quanto costano le fee, eccetera, 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 perché ovviamente al momento Ethereum stradomina, ma perché ha delle fee molto elevate e di conseguenza il revenue è più alto. Tuttavia ci tenevo a condividervi questo strumento, no? Che è molto carino a mio parere ed è totalmente gratuito, almeno queste dashboard principali sono assolutamente gratuite e consiglio di valutarle nelle proprie analisi fondamentali. Spero di non avervi annoiato. E poi avevo anche dato un'occhiata all'emissione di Ethereum, che fa vedere un po' come sta variando in funzione delle fee, poi, e soprattutto, tac, guardate il drop fantastico dopo l'aggiornamento London, cioè si è passati da un'emissione netta, quindi già incluse cioè emissione meno burn, meno distruzione, da 13.000 Ether ogni giorno di fatto, fino ad arrivare, guardate, a più o meno a regime, adesso siamo all'incirca alla metà,
super giù, con periodi negativi, cioè come avevamo visto, no, anche nelle ultime analisi. Quindi questo ha influito molto sulle tokenomics di Ethereum, ha un po' appiattito per il momento la curva di emissione. E tra l'altro, una volta che ci sarà il merge, quindi il passaggio a proof of stake, si andrà ancora di più a ridurre l'emissione, cioè si arriverà a un'inflazione veramente bassa, e sarà oggetto, questo sì, di un video a parte. Ho finito di tediarvi con le notizie, spero di non avervi fatto scappare, spero che vi interessino sempre anche queste, come dire, parentesi dove andiamo a vedere qualcosa di più, un po' diverso dalle solite analisi, ecco. Bene, ora tocca a voi, amici miei, cosa avete di bello da chiedere e da dire? Allora, come si collega app ed exchange crypto.com, intendi, immagino, con gli asterischi? È possibile farlo, è possibile, cioè c'è, non mi ricordo se è dall'exchange, mi pare. Tu fai il login all'app dall'exchange, te li collega e poi trasferisci istantaneamente dall'uno all'altro. Poi, hai dato un'occhiata a Planet Finance? Dunque, no, non ci ho ancora dato un'occhiata. Me lo sono segnato, ma non ci ho ancora dato un'occhiata. Non l'ho ancora mai usato né niente. Vediamo. Per prelevare conviene spostare da Binance a FTX? Per prelevare cosa? Euro, intendi? E in tal caso, da FTX puoi prelevare euro gratuitamente, che i SEPA sono gratuiti. Stavo cercando una piattaforma di lending su Solana. Ho visto che c'è Latrix, che sembra quella più decente. Che ne dici? Il loro token sembra possa avere utilizzo in futuro e mi sembra che debba ancora esplodere. Sembra che lo faccia. Larix, forse intendevi. È nuova, è abbastanza nuova. Io so che c'era Mango Markets, se non ricordo male. Andiamo a vedere Solana. Allora, Saber, Sunny, Radium sono le big three. Orc, anche Solfarm c'è dentro il lending. Allora, Orca mi pare che sia un DEX, che c'erano dei pool interessanti, tra l'altro li stavamo guardando l'ultima volta, vediamo come si sta muovendo, sono abbassati un pochino, però sono sempre, secondo me su Solana adesso sono quelli forse più interessanti. Mentre, dunque, dicevamo... Solfarm, anche se non è propriamente, cioè se tu intendi un lending per mettere a rendita, qui ci sono le possibilità, guarda, se tu vai su lending, vabbè, non sono altissimi sulle stable, però ad esempio su alcuni token Solana, guardate, ci sono delle APY abbastanza golose, anche su Ray per esempio, quindi potrebbe essere valida. Poi cos'altro abbiamo? Ah, su Mercurial qualcuno di voi mi ha detto: dacci un'occhiata, ci sono dei nuovi pool, ci guardo insieme a voi. Allora vediamo all pools, 13 13 21, con WUSD i 4 pool, interessante, però 21%, bah, non lo so. Questo è quelli con la W, sono quelli di Wormhole, quindi quelli brigiati da Wormhole, che adesso sapete c'è la nuova versione, sulla chain Solana, quindi è un pool di stablecoin, tra cui USDC nativo Solana e queste tre brigiate da Wormhole. 21%, niente di particolarmente entusiasmante. Poi, tornando al nostro tema del lending, eccola qui Larix. C'è ancora, e Port anche, Larix e Port Finance. Io questa la conoscevo perché l'avevo già vista e c'erano anche tra l'altro degli APY interessanti che però adesso si erano abbassati. E Larix me l'ero segnata tra le nuove da guardare, però non l'ho ancora guardata. È possibile che magari ci sia un po' di liquidity mining che vale la pena conoscere. Perché no? Perché no? E come al solito, provo a collegare il wallet, vediamo se si sveglia. Secondo me no, comunque. Oggi non lo so, c'è qualcosa contro di noi, ragazzi, non ci posso fare nulla. Vabbè, nel frattempo vado avanti a leggere le vostre domandozze. Cosa ne pensi di Tezos? Quali siti di news segui? Guarda, di Tezos non te lo so dire perché non l'ho molto utilizzata, a dire la verità. Cioè, ci sono delle piattaforme interessanti su Tezos, che voi sappiate. DeFi e simili, cioè io non ho mai usato niente, sono sincero. Avevo fatto un video secoli fa su Tezos, ma ultimamente non ci ho più fatto caso proprio. Qua qualcuno dice che Larix spacca, quindi mi sa che
è meglio guardarla il prima possibile. Comunque, quali siti di news segui? Il mio preferito è questo, The Block Crypto si chiama, e è veramente ben scritto, cioè uno dei pochi siti di news che scrive le news fatte bene, non solo clickbait. Infatti il resto tendenzialmente io lo reperisco da Twitter, perché seguo un po' i canali ufficiali delle varie piattaforme, personalità importanti, e da lì reperisco appunto le notizie principali. Poi dunque Uobi buono? Sì, Uobi è ottimo secondo me. Adesso tra l'altro ha dovuto anche lui limitare gli accessi in Cina, era un suo mercato importante la Cina, e infatti il loro token è un po' droppato, però si vogliono lanciare molto sul mercato europeo, perché l'Europa fortunatamente non è come la Cina, come si dice, come, ecco, forza nelle regolamentazioni, usiamo questo eufemismo. So tutto sull'Arix, grande, allora al prossimo giro vieni con noi a fare la live. Vedi che Solfarm ha integrato anche Orca, interessante, vediamo, eccoli qua, benissimo. E oggi anche Solana mi sclera, ma mi sa che c'è quel quadra che non cosa, eccomi, perché mi sta tutto andando a rilento in una maniera terrificevole. E dunque, cosa abbiamo di bello? USDT pool di stable 21%, niente di eccezionale. Sol USDT, non male. Orca Sol, Orca Sol, hai capito? Non male, 8,70. Con uno shortino di copertura si potrebbe pensare di andare a grattare qualcosina da questi pool un po' violenti. Su FTX ce l'abbiamo, Orca. Ho paura che non ci siano. Vediamo. Dai, pure FTX a rilento. No, niente, non c'è. E quindi non si riesce a fare lo shortino di copertura. Peccato, perché questi sono golosi come i PY. Molto, molto golosi. Poi, allora. Mi sembra di averti sentito dire in qualche live che se vendi cripto in stablecoin non paghi tasse, perché la plusvalenza non si genera in fiat. È vero o ti dissoci? Guarda, te lo dico con sincerità, io ho chiesto a varie persone e queste varie persone mi hanno dato vari punti di vista. Parlo di professionisti ovviamente, perché io non sono un commercialista né un fiscalista, quindi non ho nessun titolo per dire cosa è giusto e cosa no. Però in sostanza qualcuno dice: sono cripto, quindi tu di fatto hai capitali in cripto, quindi quadra RW da compilare, ma di fatto non stai facendo cash out, quindi non è un evento tassabile. Qualcun altro dice: è tassabile qualsiasi trade, anche cripto con la plusvalenza. Ragazzi, lì sono punti di vista, non c'è una legge che menziona le stable coin funzionano così. Quindi, come sempre, bisogna avere una persona che ci segue in tale senso, che ci aiuti a tenere la contabilità e che eventualmente in un futuro, in caso di qualche contenzioso, ci possa difendere dicendo: noi ci siamo comportati così perché qua è scritto così, ok? Quindi attenzione, non fate improvvisazioni, affidatevi a professionisti, cioè non fatelo da soli, ecco. Se avete comunque dei capitali in cripto, fatelo sto piccolo investimento per il commercialista, perché ne vale veramente, cioè è giusto, è da fare. Allora, dai un occhio a Ubswap, è il primo DEX su Cielo. C'è un programma di liquidity mining, ragazzi, meno male che ci siete voi. Ubswap Cielo. Voi direte: ma cosa fai tutto il giorno te? Cioè, se ti dobbiamo dire noi le cose. No, scherzi a parte, vedrete, sto lavorando su altre cose che a breve vi sgancio una gigabomba che vi gaserà all'inverosimile. Comunque, ci parleresti dei nuovi progetti DeFi di Cardano? Meld e Coti in particolare mi sembrano molto interessanti e promettenti. Coti, a proposito, ho visto che ha erogato in partnership con Cardano la prima stablecoin su Cardano stesso. Niente male questo, perché le stablecoin sono alle basi del mondo DeFi. Poi, ultimamente Avalanche è al centro dell'attenzione. La prossima live, mercoledì, magari facciamo un attimo di recap sul mondo DeFi, che dite?
Allora, cosa ne pensi dei domini per ricevere pagamenti in cripto al posto del codice alfanumerico? Grazie mille. Molto, molto bello, cioè è una feature molto interessante, secondo me, e utile potenzialmente, laddove non ti serve privacy. Quindi, se ad esempio hai un'attività commerciale, se vuoi ricevere donazioni, qualcosa del genere, è bello perché di fatto hai il tuo, appunto, il tuo address, che è molto più facile da copia e incollare e da memorizzare per chi deve andare a fare la transazione. Mina, l'andiamo a vedere anche lei. Domani video su Errond, così siete contenti, che è un'altra delle most wanted in assoluto. Poi vediamo qualche altra domandozza. Qual è il modo più conveniente per portare Ethereum su Terra? Sono attratto dalla coppia BATMET su Terra Swap. Ci credo, ci credo. Allora, vediamo com'è il rendimento al momento di BATMET. MET è quella, non è quello che pensate voi, è il Mirror ETH. Allora, MET BAT 14%, not bad. Per passare, allora, fatemi riflettere, per passare Ethereum su Terra, per passarlo in BAT c'è la possibilità di utilizzare Lido. Però non conviene, secondo me. No, volevo Anchor Lido Fi, questo. Non conviene perché si pagano gas fee discretamente elevate. Ethereum to BAT $70 di gas fee. Altrimenti, tu converti Ethereum in Luna, ad esempio su Binance, per dire. Vai a prelevare Luna sul tuo wallet Terra. Da Luna swappi a BAT. Aspetta, c'è la coppia. Fatemi checkare. Terra swap e Terra swap. Terra swap. Ci dovrebbe essere la coppia. Aspettate, che adesso checkiamo subito. Da Luna a vediamo. No, niente. Quindi da Luna a UST e poi da UST lì sì che c'è con BAT. UST, BAT. Vediamo se è fair come prezzo. 3013, fatemi vedere quanto vale un ETH oggi. 3007, sì, quindi direi che è giusto, non ci sono particolari divergenze di prezzo. Quindi io ti direi da Ethereum a Luna, da Luna a UST, da UST a BAT. Paghi un po' di fee, ma sicuramente meno dei $70 di Lido. Altrimenti, se riesci a cambiare ETH in UST direttamente da CEX, dall'exchange centralizzato, ma non so chi ce l'ha, forse KuCoin, ma è poco liquido, quindi fai attenzione. Comunque io farei questi passaggi, sinceramente. Poi, allora, ciao Luca, mi sto affacciando ora sul mondo della DeFi, guardando le tue playlist su YouTube. Per iniziare a prendere pratica, pensavo di mettere a rendita qualcosa su Pancake. Mi sembra una delle più semplici da utilizzare e gestire. Cosa ne pensi? Pancake è sempre ottima, te lo dico proprio con sincerità. È validissima e non si smentisce di sicuro. Certamente non ha gli APY che aveva all'inizio, però per paciugare un po', per smanettare, è validissima perché paghi poco di fee, impari le meccaniche, quindi per me è assolutamente sì. Ti ricordo che alcune DeFi come Terra hanno anche la testnet, quindi puoi smanettare usando la testnet per evitare di utilizzare il tuo capitale e di fare errori. Però Pancake, vai tranquillo, con pochi capitali riesci a imparare un po' come si usa e poi anche le altre vedrai che sono pressoché tutte identiche. Altrimenti puoi usare Layer 2 come, non lo so, Polygon. Ad esempio, c'è Curve su Polygon. Per prendere confidenza con Curve ti conviene usarla su Polygon. E Arbitrum c'è da fare il salto. Vabbè, per partire, se parti da zero va benissimo anche PancakeSwap. Quello è un po' una buona idea. Niente orca su FTX? Eh no, purtroppo no, mannaggia, altrimenti era quasi un 1% al giorno con short di copertura, si godeva assai. Cosa ne pensi dei rendimenti di Anchor che sono scesi sull'APY netto come borrower? Ragazzi, non si godrà per sempre, eh? Non si potrà godere per sempre. Alla fine, da borrower un APR del genere, cioè, è veramente. Quant'è adesso? 10%, cioè ancora alto, ragazzi, 10%, ricordatevi questo. Quindi, cioè, nel tempo di sicuro diminuirà, ma questo è un po' per far partire l'ecosistema. Che
che vi ricordo che si paga per borroware il 23%, quindi se tu prendi 1000 poi ridarai indietro 1230 a fine anno, però ti pagano il 33-74% in ANC, quindi è Anchor che ci sta smenando, no? E un po' i token holder in termini di diluizione. Adesso il prezzo di ANC sta tenendo botta. Se il prezzo di ANC decresce, ovviamente decresce anche l'APR del borrow, e allo stesso modo poi quando termina il programma di incentivi, chiaramente ve lo scordate, il borrow pagato è una cosa che c'era anche su Aave, però non è destinata a durare, cioè è una cosa che fanno all'inizio sui nuovi ecosistemi, sulle nuove chain, sui nuovi protocolli, nuovi lending. Adesso quando arriverà Aave su Avalanche mi aspetto che ci sarà anche lì una cosa del genere, pagati per borroware, wow, bellissimo. E dunque, adesso qua volevo vedere se c'era qualche altra domanda. Libri da leggere per le cripto. Guarda, io ti consiglio i soliti proprio. Quindi Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum di Antonopoulos, The Internet of Money di Antonopoulos, che è una raccolta dei suoi speech, e The Bitcoin Standard è molto valido, e basta, direi che questi sono una buona base, un'ottima base. Amici miei, io direi che è il momento di guardare qualche bel grafico, bello bello, che ne dite, partendo proprio da Bitcoin. Visto che oggi non ce lo siamo filati ancora il grafico, siamo partiti in quarta con la Cina, grafico zero filato. Allora, cosa succede su Bitcoin? È successo che abbiamo perso quest'area, la nostra area di confidenza, chiamiamola, quella che va dai 44 ai 50, il range in cui ci stavamo muovendo prima appunto di perderlo, abbiamo ufficializzato il lower high di conseguenza e ci siamo inseriti in questo canale discendente. Canale discendente che invece, se lo si guarda in maniera orizzontale, è un altro range per il momento, questo un blocco dopo l'altro, questa è un po' la nuova struttura, no, che al momento c'è, e ci aiuta molto da un punto di vista operativo, perché negli scorsi video io vi dicevo sempre c'è da inquadrare bene la struttura, da capire che cosa vuole fare, cioè adesso è presto per prendere delle decisioni su larga scala, no? Perché dobbiamo capire se rimaniamo orizzontali, se andiamo a attaccare nuovamente i massimi, se perdiamo il range, come è successo, dove ci sarà il low, come ci impostiamo, perché qua potremmo fare una cosa di questo tipo, potremmo fare una cosa di questo tipo, e poi potremmo fare invece una cosa di questo tipo, ok? Che se lo guardiamo dall'alto capite che sono degli esiti diametralmente opposti tra loro, e quindi è importantissimo andare a inquadrare una cosa o l'altra, cioè non ha senso voler rushare una posizione ora. Ora abbiamo un elemento in più, guardate, sempre se dura, cioè il fatto che abbiamo costruito un altro blocco qua sotto. Questo blocco in sostanza potrebbe essere un nuovo range laterale, oppure durare molto poco se continuiamo così, o anche se andiamo a fare così. Però ci aiuta, perché? Perché ci dà degli spunti operativi. Il fatto che siamo in questo blocco al momento ci mette in un'altra situazione di ranging. Guardate che qua sotto finora c'è stata domanda ad ogni approccio ai 40-41k. Poi ci mette in condizioni da dire, allora addirittura si può andare a cercare il long sul range low, cosa che sinceramente non mi attira più di tanto, però c'è domanda e questo è un potenziale trigger da long. Un trigger da long che mi piace di più sarebbe invece il reclaim di questo livello, tac tac, una cosa del genere, ok? Cosa che al momento non è ancora accaduta, ma se accade potrebbe essere interessante poi cercare il retest, perché sarebbe quel classico, ripeto, ci sono i vari blocchi, no, che si susseguono, sarebbe quel classico tac inversione, adesso passiamo da un blocco, poi scende all'inversione, quindi torniamo su, facciamo il blocco, cioè facciamo un'ascesa anziché discesa, e quindi ci sta il setup long. Se al contrario continuiamo scendendo, quello che accade è che andiamo di nuovo a aspettare il low, dobbiamo vedere dove si posiziona il low, perché proprio in base a quello andiamo a capire come posizionarci. Aprire uno short qua, cioè sulla perdita e l'eventuale retest, è un rischio, perché se poi volessero fare un higher low di questo tipo, cioè rischiamo di shortare i minimi o giù di lì, quindi è un rischio che sinceramente non correrei, perché vorrei vedere questo macro, cioè tutto questo macro che è qua,
come si vuole configurare, cioè questa è la cosa importante. Per il momento, rimanendo sul micro, ripeto, questo range è ciò da tenere in considerazione, in particolare il reclaim di questa parte alta farebbe sperare che questo potrebbe essere un costrutto di bottom e una ripartenza, quindi ci sta il setup long. Poi, per esplorare un po' fuori Ethereum per primo, vediamo che di nuovo è andato a pizzicare la nostra entry area qua giù. Oggi però la resistenza qui a 0.0.72 ci ha subito ostacolati, quindi è un po' da determinare. Allora, qui c'è stata questa punta che non mi piace granché, quindi sinceramente adesso non andrei a cercare furiosamente un long, ma aspetterei di vedere come reagiamo. Anche qui, se dovessimo andare a recuperare 0.0.72 ci potrebbe stare, ma altrimenti è un po' prematuro, oppure aspettiamo l'uscita da tutta quest'area ed entriamo poi nella forza, ai primi dip che ci saranno, nella forza dell'uptrend che ne conseguirebbe. Altre coin in botta, Phantom, perché anche lì ho visto che c'è una partnership con una banca di non so che paese per andare a creare una stable coin, era una notizia bella. Luna, what's up su Luna, 12% così random, è carica, è molto carica Luna. Columbus 5 ormai è alle porte, ci siamo quasi. E magari potrebbe essere la scusa per fare nuovi massimi, chi lo sa, però adesso è ancora in una fase un po' estesa, cioè io avrei tenuto d'occhio questa zona per un eventuale long speculativo, ma non l'ha toccata per il momento, quindi non lo so, andare a seguire, no? Allungare su estensioni non mi piace tantissimo. E poi che altro abbiamo di bello? Perp, andiamolo a vedere. Allora, settimanale, un bel canale di uptrend pressoché costante, guardate che roba, pazzesco. E che abbiamo di bello qui sul daily? Non c'è particolare ispirazione, perché comunque è un grafico ancora un po' sporchino, è un po' sporchino. Qua sotto c'è un pool di domanda, ma quasi sai che faccio fatica a identificare potenziali aree, non lo so, io, cioè, mi spiace poi perché è in uptrend e dire no, questo grafico lo scarto mi ruga un po', però non riesco a trovare dei possibili livelli. L'unico potrebbe essere forse un pelino più pulito questo, 3100 e dintorni. Ci sono un po' di confluenze, no? Tra questa zona di bottom locale, tac, sotto abbiamo la liquidità, qua sopra abbiamo quest'altra zona che è comunque un'altra area dove ci sono un po' di chiusure in questo periodo temporale, quindi potrebbe essere un possibile entry con stop loss qua sotto, anche perché insomma il trend c'è, non è giusto ignorarlo. Salviamo. Poi, andando a vedere invece la market cap complessiva, anche qua c'è stato, guardate, un bel rimbalzo sullo 0,5 proprio. E adesso, dopo, vabbè, il rebound, dump della Cina, siamo rimasti qui, però vedete che non è un grafico bearish questo, cioè abbiamo fatto un doppio top, cioè un equal high, e adesso stiamo lentamente un po' ritracciando, per ora bottomando allo 0,5, quindi è tutto fuorché bearish, cioè se adesso iniziamo a recuperare ad esempio i 2 trillion e a ritornare da queste parti non è affatto male, ripeto, quindi il mercato di per sé non lo vedo bearish, sinceramente. Mentre la dominance è ancora qua che ci pensa se andare a ripartire, vedete sta facendo una sorta di cubotto super compatto, se andare a ripartire, quindi prosciugare un po' le altcoin, o se ripartire al ribasso e quindi alt season a manetta. Probabilmente sta aspettando anche di capire meglio le intenzioni di Bitcoin, perché se Bitcoin dovesse dampare io mi aspetto che la dominance pompi e quindi le altcoin ne soffrano di più. Di solito in queste situazioni accade un po' questo. Quindi, amici miei, io direi che adesso abbiamo visto un po' tutto. Qualcosa su ADA, dai, andiamo a vedere anche ADA, visto che ultimamente se ne parla molto. Ecco, allora, guardate, qua è un potenziale entry. Io non so come valutarlo questo entry, sinceramente, perché nasce da qua, volendo si potrebbe, ecco, rafforzare con quest'altra area, farlo arrivare fin qui, tac. Questo potrebbe essere l'entry complessivo, anche qui, così.
Al momento effettivamente è interessante come potenziale entry perché è un momento in cui ADA è abbastanza in trend, diciamo, è chiacchierato, ha appena rotto, guardate, questo livello di resistenza, da lì deriva proprio questo livello, ritraccia, sta andando a ritoccare questa zona, tac, al momento, vedete, ha fatto un doppio piccolo sweep, qui un po' di pesca di liquidità, è rimbalzato, però sempre facendo lower high per ora, e adesso sta riprovando a rompere le scatole ai minimi. Quindi questo approccio ci farà capire molto, perché se di nuovo non mostra abbastanza forza, sono sempre lower high. Se inizia a mostrare forza e fa un higher high, invece, cambia tutto. Quindi si può o anticipare la cosa, oppure attendere l'higher high. Nel caso di volerla anticipare, questo è sicuramente un possibile buon entry con stop loss qua sotto. Bene, detto questo, io vi... Analisi on chain l'abbiamo fatta, cioè due parole così. E se avete delle domande specifiche anche sull'analisi on chain, potete farle, mi raccomando, io vi incentivo sempre a farle. Al momento io vi saluterei, vi ringrazio di nuovo di cuore per avermi seguito, grazie a chi si abbona al canale, vi ricordo che con Amazon Prime potete farlo gratuitamente, e però dovete rinnovarlo ogni mese, per me è una piccola donazione, per voi è gratuita, io ripeto, vi ringrazio di cuore. Vi ricordo che sono da poco disponibili le nostre formazioni one to one erogate dalla nostra azienda, c'è un consulente, un formatore super pro che lavora con me da tantissimo tempo, sono formazioni di alto livello, quindi sconsigliabili a chi è appena arrivato, consigliabili a chi vuole approfondire, ha già studiato di per sé tante ore sui miei contenuti gratuiti, vuole approfondire qualcosa di specifico che ovviamente in video è impossibile fare, e quindi quella è la via. Mi potete contattare alla mail che vedete scorrere ogni tanto nella chat, che è support@thecryptogateway.it. Attenzione agli scam, il dominio è il mio, quello originale, fate, ripeto, attenzione. Io vi ringrazio di nuovo di cuore, noi ci rivediamo mercoledì, facciamo un po' di update, come vi dicevo, sulla DeFi. Nel frattempo vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!